Questo disegnato qua è un pendolino elettrostatico o pendolino elettrico. È un apparecchio molto semplice, costituito da un filo, o non un filo conduttore, ma un filo, uno spago, e una pallina piccolina, leggera, che può essere fatta sia di metallo che di materiale isolante. Noi per esempio abbiamo una pallina di carta stagnola, quindi di metallo, e abbiamo anche una pallina fatta di sughero, oppure potrebbe essere di plastica o di polistirolo. Alla fine tanto funzionano nello stesso identico modo, anche se il principio di funzionamento è diverso, perché se la pallina è di metallo funziona grazie all'induzione elettrostatica, se è invece di materiale isolante funziona con la polarizzazione che studieremo in uno dei prossimi video. Per adesso immaginiamo che la pallina sia di metallo, è una pallina neutra, quindi non ha una carica elettrica netta. E si trova appesa a questo filo in posizione verticale. E quando avviciniamo una bacchetta carica positivamente, per esempio una bacchetta di vetro strofinata, ma anche una bacchetta carica negativamente, una bacchetta di plastica strofinata, vediamo che in entrambi i casi la pallina di metallo, cioè il pendolino elettrostatico, viene attratto. Questo può sembrare strano, perché per due motivi può sembrare strano. Il primo motivo è che la pallina è neutra e quindi non si capisce come mai una pallina neutra possa interagire con la forza elettrostatica, dal momento che sappiamo che gli oggetti neutri non sentono la forza elettrica. Quindi ci saremmo aspettati che la pallina non si inclinava, il pendolino non si inclinava, non veniva attratto. La seconda cosa strana, che può sembrare strano, che con la bacchetta carica positivamente il pendolino viene attratto, perciò verrebbe da pensare che con la bacchetta carica negativamente dovrebbe essere respinto. E invece viene attratto in ogni caso. Ma in realtà tutto questo è molto logico se andiamo a considerare quello che accade a livello microscopico all'interno della pallina di metallo. La pallina abbiamo detto che è neutra, però dentro sappiamo che è piena di elettroni di conduzione, elettroni liberi che si sono staccati in numero di uno o due da ciascun atomo e formano un gas di elettroni che possono vagare liberamente all'interno della pallina. Quando avviciniamo la bacchetta di plastica, cioè di vetro, caricata positivamente, questi elettroni si spostano verso sinistra, lasciando il reticolo cristallino scoperto nella parte destra. Quindi questi sono gli ioni positivi che non sono compensati da elettroni, in quanto gli elettroni sono fuggiti verso sinistra. Quindi qui c'è una carenza di elettroni, qui un eccesso di elettroni. È il fenomeno dell'induzione elettrostatica, che consiste in una separazione di cariche elettriche che quindi rendono l'oggetto, la pallina elettrizzata, di segni opposti alle due estremità, anche se nel complesso la pallina rimane complessivamente neutra. Questi elettroni che sono stati attratti dalla bacchetta di vetro quindi subiscono una forza attrattiva. C'è una forza attrattiva, una coppia di forze azione-reazione, terza legge di Newton, tra la bacchetta e il lato sinistro della pallina carico negativamente. C'è anche una forza repulsiva tra le cariche positive della bacchetta e le cariche positive sul lato destro della pallina. Due cariche di segni opposti si respingono con una coppia di azione-reazione di Newton, però si potrebbe pensare che la coppia attrattiva e la coppia repulsiva si compensino, ma non è così perché la coppia attrattiva agisce a distanza minore. E quindi dove la distanza è minore le forze sono più intense. Invece la coppia di forze repulsive agiscono, le forze repulsive agiscono a distanza maggiore perché appunto agisce sul lato lontano della pallina e quindi sono forze più deboli. Quindi vince l'attrazione sulla repulsione. Questo spiega perché il pendolino si avvicina. La stessa identica cosa succede se avviciniamo la bacchetta di plastica strofinata, quindi carica negativamente, con i segni di carica invertiti. Stavolta gli elettroni vengono spinti via, quindi gli elettroni vengono respinti dalla bacchetta negativa e vanno ad accumularsi dalla parte destra della pallina, sul bordo destro. Sul bordo sinistro invece si creano le cariche positive come carenza degli elettroni che sono fuggiti via. E di nuovo si viene a creare una coppia di forze attrattive. Qua tra la bacchetta e il bordo vicino, segni opposti, e una coppia di forze repulsive tra la bacchetta e il lato lontano della pallina, che hanno lo stesso segno negativo. Di nuovo vince la forza attrattiva perché
la distanza è minore, la forza repulsiva è più debole. Quindi questa pallina è attratta di più di quanto viene respinta, esattamente come accadeva prima. Il lato vicino viene attratto con più forza di quanto è respinto il lato lontano. Perciò la pallina anche in questo caso si avvicina alla bacchetta. Le stesse identiche cose accadono se il pendolino elettrostatico, anziché essere di metallo, questa pallina, sia fatta di un materiale isolante, come per esempio una pallina di sughero. Non cambia niente, se non che l'unica cosa che cambia è che in un isolante non ci sono elettroni liberi. Sappiamo che non ci sono gli elettroni di conduzione, quindi non si capisce a prima vista perché si debba creare questa separazione di cariche elettriche tra un bordo e l'altro, dal momento che gli elettroni, a differenza del metallo, non possono spostarsi, migrare quindi a sinistra o a destra. Ma in realtà, come vedremo negli isolanti, è presente un altro meccanismo che alla fine, che si chiama polarizzazione, che alla fine produce lo stesso identico effetto, cioè produce una separazione di cariche elettriche come se fosse l'induzione elettrostatica. Perciò anche negli isolanti le cariche negative si avvicineranno alla bacchetta positiva, lasciando cariche positive dall'altro lato e viceversa con la bacchetta negativa. Quindi succederà la stessa identica cosa, anche se il fenomeno microscopico è diverso. Non sarà l'induzione elettrostatica, perché non ci sono elettroni liberi di muoversi in un materiale isolante, ma il fenomeno sarà la polarizzazione. Alla fine l'effetto sarà comunque lo stesso, separazione di cariche sui due bordi della pallina e in ogni caso attrazione verso la bacchetta.